Sapere che io e Francesco ci siamo conosciuti proprio in curva, ma non nella curva del Bari, A a Cosenza, Cosenza, ti ricordi? sì, apprezzai fortemente Perché io mi nascondevo perché non era possibile dappertutto fare le radiocronache e trovai come luogo sicuro la zona dove c'erano gli ultras del Bari. Disse: qua non mi vengono a prendere, sto tranquillo, posso fare la radiocronaca. E tu giravi con la telecamera, con le immagini delle trasferte dei tifosi del Bari. Fu una domenica bellissima, intercettazione del risultato, perché vinse il Cosenza 1-0. Lì ci fu una rissa nella curva del Cosenza violentissima, quella la famosa trasferta che poi è stata raccontata in tutti i modi, anche in un libro molto importante in Italia. A proposito di risse, io rimasi impressionato quella volta, mentre tu facevi La la radiocronaca. radiocronaca, ci scoppiò una rissa nella curva del Cosenza che durò tutta la partita. Tutto, non so se ti Tra di ricordi, sto loro? detto, tra di loro, Tra di loro, certo, tra di sì, loro, mi ricordo. durò tutta la partita, tanto che insomma la paura fu grande, che pensai, se questi si ammazzano fra di loro, pensa quando, infatti quando uscimmo ci fu la sassaiola, Sassaiola. tornammo con i vetri rotti, a me mi ruppero il dente, fummo denunziati, cioè fu una trasferta durissima, crudele appunto. Crudele, come Sa, quella a di... proposito di queste Sì. cose, io ti devo dire tre cose belle che però accadono nel calcio. Intanto la prima, Massimo Longo, il penultimo Sì. giorno della fiera, ha fatto, ma lo fa ogni anno nella fiera, richiama praticamente i Sì. vecchi campioni del Bari. Ha chiamato Perrone al Salvemini, telefono, credo, Perrone, Mugliesan addirittura, che ho scoperto 2 anni soltanto è stato a Bari poi. sì, Avevamo però segnava tanti gol. Per segnato. molti tifosi del Bari, il cannoniere in assoluto resta Mugliesan, Ma cioè più pensa, ancora di Protti. ed è stato 2 anni soltanto, 2 anni soltanto, però segnava in continuazione ogni domenica. e ho visto che vive ancora ed è molto legato alla Sì, città, sì, sì, sì. nonostante. E lui, Massimo Longo, intanto c'è stato questo revival, pensavo che ci fossero più persone, perché cose tanto belle ed emozionanti raramente accadono. Io sono un po' estraneo a queste cose, però insomma la vicinanza Sì, fisica, anche sì. peraltro Pasquale Loseto mi ha raccontato che ha vissuto 8 anni nello stadio. Sì. Cioè c'era un rapporto così simbiotico fra calciatore Beh, i e... fuorisede, non è il caso di Pasquale Loseto, ma i fuorisede dormivano nella foresteria all'interno Ma dello pensa, stadio. lui era di Bari, Tornavano allo ma stadio, lui sì. era di Bari. Ma non so, per quello, però diciamo i fuorisede, i giovani, dormivano tutti nella foresteria. Comunque, al di là di questo fatto, Massimo e l'Associazione Italiana Calciatori hanno organizzato una mostra bellissima. Con le gigantografie dei... Sì. Bravo, bravo, che pochi stanno vedendo in realtà. Hanno sbagliato alla fiera a far pagare il biglietto 1 euro perché potevano anche evitarlo. Voglio dire, non saranno 20, 30, 40 euro in più che cambiano la sorte di sta. Ma è da vedere assolutamente che queste gigantografie sono commoventi. Io c'era il Belle, tecnico, abbiamo fatto la TV in fiera e un giorno eh? mi è Io ho un'altra capitato. idea che prima o poi, quando avrò un po' di tempo libero, porterò a termine. Ma non entro troppo nello specifico, però io sono innamorato non dei grandi campioni, ad eccezione di qualcuno. Io sono innamorato dei giocatori che mi hanno trasmesso emozioni. Per esempio? Ma anche i giocatori non straordinari, anche i giocatori rivali, voglio dire. Io, ad esempio, se penso a Pirazzini, Pirazzini è stato per anni capitano del Foggia. Io vedevo Pirazzini? quest'uomo biondo con gli occhi azzurri, proprio il perfetto capitano, elegantissimo. Hai un'ammirazione anche per il giocatore rivale, quello che Sì, gioca certo, contro. Io, ad bellissimo. esempio, quando giocavo alla Ternana Bari, mi ricordo vivevo come uno spauracchio un certo Passalacqua, che era il numero 7 della Ternana. Era piccoletto e aveva questa testa piena di ricci, e di capelli ricci, ed era tremendo quando prendeva la palla. Allora li vivevo con terrore. Ora, col passare del tempo, visto che sono diventati innocui, che non giocano più, li vivo E con quindi vuoi scrivere ammirazione, un libro o un su di libro, loro? oppure invitarli, ad esempio, Sì, fare un sarebbe. po' quei giocatori che in qualche modo hanno costituito qualcosa per i tifosi del Guarda, Bari. Io amo gente. questi giocatori, cioè io, ecco, Beccalossi ad esempio, per dire un giocatore dell'Inter che non è una squadra che mi sta simpatica, Lo però io sappiamo. adoro Beccalossi, perché mi ha visto Beccalossi e lo adoravo tanto perché non veniva considerato la nazionale. Cioè, quei giocatori che poi trovano tutta la loro realizzazione giocando in nazionale, vincendo i mondiali, vabbè, hanno seguito il loro percorso. Io invece amavo Beccalossi, perché Beccalossi, al di là di quella stagione dove vinse da solo lo scudetto per l'Inter, e la famosa stagione nella quale sbagliò 2 o 3 rigori, poi narrati da Paolo Rossi, no? Verissimo, Per me verissimo. resta un giocatore formidabile, un giocatore che mi ha fatto vedere delle cose uniche in assoluto, così Lì come Italo Florio per il Bari, ad esempio. Italo Florio, che era un funambolo pazzesco, che giocava straordinariamente bene in casa, ma faceva cose a volte fini a se stesse, perché
A lui piaceva praticamente dribblare gli avversari, ma portando la palla sulla linea di fondo campo. Cioè non solo li doveva dribblare, ma gli piaceva far questo in un fazzoletto di campo, bellissimo, che era praticamente un fazzoletto quasi inutile, perché l'unica cosa che poteva fare è procurarsi un calcio di rigore, perché non poteva tirare in porta, non poteva fare nulla. Che faceva? Si divertiva a fare sta cosa. E ci riusciva. Ma la cosa, sì, ci riusciva, era formidabile. Ma la cosa straordinaria, poi do la parola all'amico che sta chiamando da casa, la cosa straordinaria è che Florio era consapevole che per quanto irridesse l'avversario a Bari, in trasferta non poteva toccare palla, perché gliela facevano pagare. Quindi lui giocava straordinariamente bene in casa ed era uno spettatore non pagante nelle partite in trasferta. Era fantastico, e lui lo dice anche. Ed è vivo ancora vivo, questo qui. Cioè, sì. C'è questo... Sì, scusami se ti ho tolto la parola. Sì, ciao. Sì, buonasera. Senta, una cosa, che è bello ricordare i vecchi tempi, anche per noi che diveniamo un po' più grandicelli, quindi è bello ricordare il passato. Sì. Però penso che sia anche indispensabile in questo momento di caos totale nella S Bari parlare anche dei giovani, ossia del settore giovanile. Molte volte ho chiamato volendo coinvolgere la tua trasmissione in questo problema. Sì. Ora mi giunge notizia che ci sono alcune categorie tipo 2000, 2001, 2002, 2003 che si allenano al Green Park. Sì. Ora ragazzi che hanno firmato con la S Bari, però non si sa se sono della S Bari, non si sa chi è che gestisce il Green Park in nome del Giovanni Caffaro. Cioè fate chiarezza anche un po', parliamo anche, io capisco l'esigenza di parlare sempre della prima squadra, però voglio dire, non parlate assolutamente. Ma il problema, fammi capire, il problema qual è? Il non problema qual è? Capire. Spiegami. Se il Bari ha ancora un settore giovanile, chi sono queste categorie che lo compongono, un sito del Bari mai aggiornato in questo suo link, ossia come giovanili non c'è una fotografia, non c'è niente. Diciamoci tutto, scusami, tu sei il papà di un ragazzo che gioca con queste ragazze. Al di là chi sono io. No, è importante dirlo, perché se vuoi che noi facciamo indagine, però tu devi aiutarci a fare indagine. E tu lasciaci il tuo numero telefonico. Io ti faccio parlare, però questa è casa nostra. No, perché se tu sei un papà che vuoi che facciamo un'indagine per... io ci sto, però lo facciamo a fianco a te, devi dire nome e cognome e dammi il tuo numero telefonico. È inutile che fai l'informatore occulto. Se hai gli attributi per combattere questa battaglia con noi, dacci nome e cognome in regia e con noi ci fa capire quello che accade, qual è l'inghippo. Io sono disposto a fare questo tipo di inchiesta, però mi devi aiutare. Non si può lanciare la pietra, come si suol dire, e poi nascondere la mano. Quindi lascia i tuoi riferimenti in regia e verrai richiamato e senz'altro faremo una cosa insieme. Grazie comunque per il tuo intervento. Pubblicità, poi di nuovo con Francesco Monteleone.